io mi trovo a Zoffia e il destino fa come vuole, perché io a Zoffia non ci sarei mai più tornata. Avevo avuto tanto successo a Mantova, ero la prima donna come scultrice in special modo, e invece eccomi qui a Zoffia. Ho preso la casa dalle mie sorelle, che era di mio papà, dove sono nata, ho collocato le mie opere, che ne avevo moltissime, e allora ho detto, ah, faccio un museo. Il 22 di dicembre del 91 abbiamo inaugurato il museo. Dopo 20 anni circa che mi dedicavo al paese, recuperando la storia, la grammatica, il dialetto, facendo manifestazioni, accogliendo i ragazzi, tutte queste cose qui, Giorgio Mondadori mi mandò un quarto di pagina gratuita sul catalogo degli scultori italiani. E lì è ricominciata tutta la mia escalation di artista. La mia arte mi ha elevata. Perché io ero una persona che ha avuto tanti problemi anche di salute, e quando si è esauriti, quando si è depressi, bisognerebbe trovare appunto uno scopo che ti faccia perdere coscienza e non pensi. Io sono stata fortunata perché quando scolpisco o dipingo io sono fuori dal mondo, perché io non faccio bozzetti, non faccio disegni nelle sculture, prendo sto blocco, ho un soggetto in mente e man mano sempre più concreto, e non lo so perché viene quello. I quadri come li penso li disegno subito, perché poi mi svanisce. Artista si nasce, è come un'erba selvatica, no? Che può nascere a Zoffia, può nascere in America, può nascere in Africa, no? Che hanno delle radici comuni, perché è una cosa che viene da dentro.